caratteristiche del sentire contemporaneo attraverso sia studiosi legati al presente che, come la lezione che ascolteremo questa sera, attraverso i riferimenti di uno dei grandi maestri della musica come è Giacomo Puccini. Il riferimento ci lega in qualche modo perché, conoscendo chi conosce la mia arte, sa di questo rapporto tra musa e artista. E quindi l'argomento di cui tratteremo è proprio questa presenza femminile all'interno della creazione. Come una donna riesce ad ispirare, a creare continuamente dentro la persona che ha di fronte un rimando maggiore, un rimando superiore. E quindi c'è sempre questo gioco di ruoli tra chi crea, chi ispira, fino poi a fondersi, perché poi, come sappiamo, nelle mie opere non è sempre riconoscibile la musa, però c'è sempre questa presenza femminile, magnetica, magica, e quindi oggi attraverso un'altra arte, che è quella della musa, della musica, riusciremo ad indagare questo aspetto e a capire come sono nate le più grandi opere liriche della storia. Quindi ecco, do il benvenuto a Patrizia Citeroni, che mi onora anche della sua presenza, anche perché lei vive a Padova ma è originaria di Ripa, quindi mi fa piacere come sempre mantenere questo doppio rapporto. E non a caso, come vedete, lo studio, nonostante tutte le mostre che realizzo in varie parti d'Italia, è proprio qui per mantenere fede a una mia intuizione, cioè riuscire a portare bellezza anche nei luoghi dove uno è nato. E infatti la sfida adesso maggiore e più ambiziosa è quella di creare un super museo, penso il più grande delle Marche, che nascerà proprio all'Anfiteatro delle Fonti. Quindi parliamo di 1000 metri quadri contro 100, quindi 10 volte più grande, con un bosco collegato, proprio per fare in modo che attraverso la cultura, attraverso la conoscenza, ci sia una migliore qualità della vita. E quindi il mio scopo non è solamente quello di creare, ma di condividere. Quindi su queste note lascio la parola a Patrizia, di cui siamo molto curiosi di conoscere queste intuizioni. Partita qui. Ringrazio Mario e Mara che hanno fatto questo tipo di salotto molto bello e intimo e anche ispirante, diciamo. Adesso speriamo di riuscire a trovare il coraggio di parlare, perché qua non è facile per me. Ecco, abbiamo occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini, un grande dell'opera lirica che tutti conosciamo, e trovo che sia perfettamente in riga con questo slogan di Mario, indipendente, ribelle e mistico, perché tutte le caratteristiche ce le ha veramente così. Puccini era senz'altro indipendente, e adesso vediamo un momento anche la sua vita, come è andata, e la tendenza ad essere indipendente la vediamo fin da piccolo, quindi senz'altro, e poi l'indipendenza nella ricerca di uno stile personale che si ispira senz'altro a quello dei precedenti, dei suoi maestri, però poi cerca sempre nuove vie, uno stile che diventa sempre più personale nel tempo. E poi il misticismo è senz'altro il momento della creazione, e questo è legato alle varie vicende che si sono susseguite, di cui parleremo poi in dettaglio. La donna per Puccini è di grandissima importanza, e questo fin dall'infanzia. Proprio vediamo che lui nasce in una famiglia con 7 sorelle, prima di lui ce n'erano 5, mi sembra 6, e poi 5 sopravvissero, e quindi lui era l'unico maschio. Poi nacque un altro fratellino subito dopo la morte del papà, quindi lui aveva 5 anni soltanto, venne allevato da queste sorelle, da una mamma, persone di una famiglia molto religiosa, rigorosamente, diciamo moralmente rigorosa, e che ci ha tenuto anche a crescere i propri figli, la mamma da sola, e facendoli proprio, mandandoli anche a studiare, quindi con grandi sacrifici. E era tradizione nella famiglia Puccini che si diventasse musicisti, e questo perché da generazioni loro erano musicisti. Un trisauro,
anche Giacomo, aveva composto anche delle opere liriche nel Settecento, il capostipite della dinastia. Poi una serie di discendenti erano musicisti anche loro. E allora era destino, perché il padre di Giacomo era organista e maestro di cappella, stipendiato, cioè ci manteneva la famiglia. Quando morì e aveva tutti questi figli, in pratica il fratello della moglie prese il suo incarico e si impegnò, cioè gli venne dato perché si impegnasse a mantenere tutta questa famiglia con metà dello stipendio. E allora, essendo lui un musicista, prese in consegna il piccolo Giacomo per i primi rudimenti, e voleva che diventasse organista lui, ma non poteva prima di una certa età, quindi lo tirò avanti. Verso i 10-12 anni cominciò a fare l'organista in chiesa, e poi, siccome proprio non andava d'accordissimo con lo zio, venne passato a un altro insegnante. L'altro insegnante comprese appieno il suo talento e pensò che doveva andare a studiare a Milano. Quindi, arrivato all'età anche di 17-18 anni, lo mandò a Milano da Ponchielli. A Milano incontrò Mascagni e divisero la stanza insieme, e poi anche, a quanto pare, non c'è Brunilde stasera, anche il nonno di Brunilde, Boccabianca, studiò con Ponchielli più o meno in quel periodo, quindi dobbiamo appurare se si sono conosciuti, se ci sono degli indizi, delle testimonianze, cosa non facile, però abbiamo abbastanza, c'è probabilità che si siano incontrati, perché l'insegnante era quello, stava a Milano in quel periodo, quindi va bene. Allora, qual è giornata? Non aveva tanto guadagno. Chi lo mandò a studiare? Come faceva quella povera mamma da sola? E sento, insomma, ormai noto che questo ragazzo aveva un buon talento, scrisse alla regina Margherita di Savoia e lei diede la borsa di studio perché studiasse a Milano. Quindi noi senza la regina non avremmo questo grande artista da godere oggi. Forse sarebbe andato da un'altra parte, ma in quel momento c'è stata questa provvidenziale presenza che ha aiutato Giacomo negli studi. Però logicamente non è che facessero i lussi, dividevano una stanza loro due e naturalmente cercavano stimolo un po' ovunque e andavano nei locali, nei caffè, in questi posti proprio come si usava a Parigi, perché in qualche modo andava di moda, era la tendenza giovanile. Il periodo bohemien verrà riassunto poi nell'opera lirica che scriverà più tardi, non adesso. E vediamo un momento l'importanza delle donne, quella la vediamo man mano. Io parlerò solo di alcune di queste muse, perché ne sono state tante nella vita di Puccini, anche tra occasionali, qualche cantante, qualcuno così conosciuto. Un momento solo, eccolo qui, infatti, foto. Conosce una ragazza. Questa ragazza va a studiare pianoforte da lui, però non è proprio tanto per il pianoforte, e scoppia una grande passione. Lei era già sposata e aveva due bambini, di cui uno appena nato. Nasce questa attrazione fatale e fuggono insieme, e lei abbandona la famiglia, e questa cosa se la porterà come un grande senso di colpa per tutta la vita. E nello stesso tempo le servirà anche per ricattare lui, che insomma in qualche modo l'ha sedotta e rapita. Però in realtà non poteva fare meno. Quindi rimane incinta del primo unico figlio di Puccini. Il bambino si scambiava col precedente bambino un anno appena. E lei, abbandonando i suoi figli, in pratica il precedente bambino Renato non lo vedrà più, perché verrà dato in adozione, mentre invece la bambina andrà a prendersela, aveva 6 anni, Fosca. Quindi Fosca crescerà con Puccini, che la terrà come una figlia e si affezionerà, e poi nasce Antonio. Quindi con questi bambini a questo punto bisognava anche continuare a stare, cioè lui forse avrebbe un certo momento lasciato perdere, però in realtà c'era questo bambino, quindi non poteva sposarla perché lei era sposata, il divorzio non c'era, e quindi niente, non poteva. Allora la convivenza l'ha resa davanti alla famiglia di lui malvista, perché famiglia religiosa che ci guardava, aveva pure una sorella suora Puccini,
Quindi non è che l'hanno avuta come, con simpatia, ma non l'hanno guardata con simpatia nemmeno gli amici per il suo carattere. Adesso parliamo un po' di Elvira. Dunque, il carattere di Elvira, insomma, tendeva a dominare, pur essendo una bella donna in me, diciamo, da giovane, così, questo portamento, uno sguardo profondo, anche abbastanza intelligente, però aveva questo problema di non essere acculturata musicalmente, e questo per un artista come lui, poi così geniale, insomma, voleva solo un minimo comparire e basta, non capiva e non seguiva, non importava della creazione. Lui aveva tutti questi, cominciava con i suoi trionfi, ma in realtà il coinvolgimento emotivo non lo poteva condividere, quindi questo è stato un limite anche per lui. Si rivelò autoritaria, piuttosto anche superba, ostinata, insomma aveva questo umore saltellante, e poi era istintiva, egocentrica, e cominciò a essere gelosa, gelosissima, perché lui, diciamo che svolazzava un po', e ci teneva a dirlo. In una lettera lo dice: io sono un po' come un farfallone, vado di fiore in fiore e vorrei un po', sono sempre innamorato, come a 20 anni, perché quando non lo sarò più potete farmi il funerale, diceva agli amici, scherzando un po' ovviamente. E a lui serviva per attingere nuova forza, nuovo impulso per la sua creazione, era fondamentale avere questo riferimento. Però non dobbiamo guardare le cose solo da un punto di vista carnale, ma dobbiamo andare oltre, perché qui abbiamo un genio, non un qualsiasi uomo che vuole collezionare conquiste. Dobbiamo andare oltre, cioè raggiungere una figura femminile, produrla musicalmente. Lui l'idea musicale se la faceva, ma se la faceva trovandola nel carattere di qualcuno che poteva essere di passaggio, poteva essere conosciuta e poi trovata di nascosto e poi magari lasciata, e quindi da qui scaturivano anche situazioni spiacevoli, dolorose, e allora tutto si confezionava. Aveva dei dissidi con i librettisti che gli portavano i versi, e lui diceva che non corrispondevano alla figura, all'idea musicale che si era fatto di quella donna, e doveva cambiare i versi, altrimenti non funzionava. Insomma, una serie di cose che... Allora, Manon Lescaut, secondo me, ha qualche affinità con Elvira. C'è Manon, che è una ragazza volitiva, e si parla della passione giovanile, sfrenata e carnale di un uomo debole trascinato nel baratro da una donna volitiva. Allora c'è questo paragone che, insomma, non è proprio ampio, e che ci fa vedere Elvira qui ritratta in queste prime opere, perché quello era il periodo in cui scriveva, e poi che accadeva poi. Abbiamo altri 3 paragoni più che voglio fare con Elvira, perché lei, quando non poteva raggiungere, confermare, vedersi confermare quello che diceva circa le scappatelle di suo marito, se la prendeva con queste donne sospettate, appena riusciva a trovarle le aggrediva. Allora questa sorta di dominanza imbarazzante, insomma, c'è stata una ragazza che è stata presa a ombrellate lungo il lago, aveva un appuntamento con lui, e lui, che l'ha vista a distanza, ha visto Elvira che si avvicinava a lei, è scappato via, cioè proprio vigliaccamente si è nascosto, e quindi quella l'ha presa a ombrellate, era pure una persona di un certo livello, insomma, vabbè, questa così. Ecco, nella grande gelosia di Tosca, che noi vediamo che è gelosa addirittura del quadro della Madonna, perché ha gli occhi celesti che le ricordano quelli della Contessa Attavanti, noi vediamo la gelosia di Elvira, che si fa sempre più elevata. E poi le aggressività nei confronti delle ragazze la troviamo nella principessa Turandot, che domina molto Liu, la mette alle strette e pretende che le dica il nome dello sconosciuto che ha indovinato i 3 enigmi, perché lo vuole sapere, altrimenti la manda a morte. E la povera Liu soccombe, crolla e si uccide. Allora, qui abbiamo un parallelismo con le aggressioni che faceva frequentemente, qualcosa, insomma, non così. Vediamo un istante Suor Angelica. Suor Angelica
ha una zia principessa che si presenta al convento per farle firmare delle carte e le ricorda che deve espiare una colpa. Ambra la interpreta in maniera mirabile questa figura. La zia principessa accusa suor Angelica del suo peccato. Il suo peccato era che aveva avuto un figlio e gliel'avevano portato via la famiglia nobile e l'avevano richiusa lì nel convento con la suor Angelica. Quindi, ecco, ritroviamo questo parallelismo con la moglie, se continueremo a parlare un po' di Amelia Elvira perché tornerà. Qui abbiamo un'altra ragazza. Di questa ragazza non abbiamo tante notizie perché è stata scoperta, il nome è stato scoperto da poco. Si credeva fosse un'altra, perché esistono lettere dove la chiama Cori, e invece è venuto fuori che poi alla fine non era quella che si pensava, ma un'altra. Un'altra ragazza diciottenne, studentessa delle magistrali, che lui conobbe in treno da Torino a Milano. Ha avuto una relazione intensissima con questa. Lettere di lei sono sparite tutte, lei ha distrutto ogni cosa. Non esistono foto di questa donna e non si sa se poi ha avuto famiglia o cosa. Però lui era impazzito per lei. E va a finire che però è costretto a lasciarla a un certo momento. Gli apprezzamenti, e si vede quanto era preso da lei, li fa con gli amici con i quali gli uomini di solito si confidano su queste cose importanti. Entra addirittura in particolari ai limiti dell'oscenità quando scrive le lettere agli amici su questa ragazza. Proprio era molto preso, lui aveva circa 40 anni e cominciavano i primi successi, ormai aveva fatto le prime due opere, le Villi e Edgar. Quindi prima o poi farà anche Bohème e allora ci saranno grandi successi. Ecco, lui si trova benissimo e Corinna è convinta che se la sposerà, insomma, che ne so. Siccome non era sposato, anche se aveva il figlio di là, però lui ci teneva e allora ci aveva creduto. Infatti anche Madame Butterfly, con la quale troviamo affinità con questa persona, dice a un certo momento, l'ambasciatore dice, badate, ella ci crede, dice questa frase, durante l'opera, perché Madame Butterfly, poverina, anche lei ci credeva nella relazione col capitano Pinkerton, che poi invece la abbandona. Stessa cosa avviene con Corinna. Corinna avvia un contenzioso legale per seduzione e abbandono di minore. Ecco qua, era minorenne. Eccolo qua il problema, era minorenne. Perché, 21 anni era l'età maggiore all'epoca. Quindi una ragazza di quest'età, ecco, ovviamente ne ha risentito. E quando sono riusciti ad andare in tribunale, anche la stessa Elvira ha difeso il marito, ha cercato di proteggere le cose fingendo, alla fine hanno dovuto risarcirla economicamente, quindi ha preso del denaro Corinna e si è congedata e non si è saputo più nulla di lei. Quindi ecco, questo è stato proprio ingiusto in questo caso. Questa era una baronessa questa qui, tedesca, che viveva poi in Austria dopo un certo momento, e lui andava in Germania, aveva un bel giro di rappresentazioni, per cui la incontrava in questi salotti importanti. E così nasce questa passione. Lei è molto raffinata, è convinta che se la sposerà, però scoppia la guerra. Allora cominciano a diradare gli incontri. Andare in Germania in quel momento non era proprio una cosa semplice, quindi decisero che potevano trovarsi in Svizzera e andarono in Svizzera, però poi là vennero fermati, questa era una nobile, e allora si pensò che fosse una spia, e quindi Puccini si trovò coinvolto in un problema e diradarono gli incontri. Finita la guerra, lei prende le bambine, divorzia dal marito, che poi divorzio neanche c'era là, però si separarono così, rinunciando ad agi, lussi, privilegi, titoli, tutto, ed è venuta a stare a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, dove ha aspettato che lui la prendesse con sé.
E anzi, questo lui aveva addirittura acquistato un terreno dove costruire un villino, gliene aveva parlato ed era convinta che ci dovesse andare a vivere. Lui costruì il villino, eccolo qua, a Viareggio, sul mare, e poi, con quale scusa, non so come, anche questa lasciò andare. Tanto che lei a un certo momento ha un po' dei dubbi, ma c'è forse un'altra, chiede, quindi con un certo distacco, nonostante il dolore, perché si portò dietro due bambine, anche questo, certo se pensiamo alla situazione umana. Quindi lui in pratica niente, ci andò a vivere con la moglie qui e però la mantenne, perché poverina aveva rinunciato a tutto per lui. Quindi l'ha mantenuta, lei morirà qualche anno dopo di lui. E addirittura le chiese un prestito, gli chiese un prestito per mettere su una pensione, una locanda, e lui scrive a un amico: non ci credo che riuscirà a mantenere una locanda, lei non è proprio donna per fare una cosa del genere, io le regalo quel denaro in ricordo dei bei momenti che mi ha dato. Quindi gliel'ha dati i soldi e l'ha mantenuta, però poverina è morta sola, sembra che la tomba si possa ancora vedere a Casalecchio. Con lei non c'è stata relazione sentimentale, però c'è stata una grande, diciamo, un grande incontro di affinità elettive. Qui siamo di fronte a una donna intelligente e colta, faceva i suoi salotti, è inglese questa signora, Sibyl Seligman, era sposata con due figli, il marito non lo lasciò mai, il marito però era uno che si concedeva anche avventure e lei assecondava perché non era interessata all'intimità fisica. E lo dice Puccini stesso in una lettera, anche qua. Le lettere sono una cosa meravigliosa perché avvicinano la persona, la fanno sentire viva, proprio è stato molto bello fare questo tipo di lavoro. Dice in una lettera: Sibyl non è per certe cose, lo dice a un amico, senza entrare nello specifico come faceva con altre, qui proprio con molto distacco, rispetto, però non può fare a meno di lei, le scrive moltissimo. Il figlio Vincent di Sibilla pubblica le lettere alla morte della madre, pubblica tutte le lettere, quindi esistono le lettere fra di loro, in inglese esiste questa pubblicazione, e sono lettere dove non ci sono slanci erotici assolutamente, però ci sono tante manifestazioni d'affetto, di grande affetto che c'era fra questo. Puccini avrà questa confidente, amica, veramente preziosa consigliera, che lo aiuterà moltissimo psicologicamente perché il crollo è stato gravissimo a un certo momento per quello che è accaduto. E quindi è stata veramente importante questa donna. Ecco, diciamo, le ispirazioni verso le persone delle opere, qui lei era interessata all'opera intera, quindi non voleva figurare e non c'è mai comparsa, però è stata presente a tutte le opere che lui ha fatto. E quindi adesso passiamo a quest'altra ragazza, si chiamava Giulia Manfredi, e aveva 18 anni pure questa. Allora, la storia con lei è rimasta completamente segreta, non l'ha saputa nessuno, fino al 2008, quando si è scoperta. Allora, è importante questa storia, importantissima, vedremo come. Lei era figlia di Emilio Manfredi, che aveva costruito una palafitta sul lago di Massaciuccoli, dove vivevano gli attori del lago, e ci aveva fatto lo chalet Emilio, che era una sorta di locanda, osteria, con i tavoli per mangiare, bere. Il suo giardino confinava con quello di Puccini, che aveva la villa pure lui sul lago, la stessa villa che possiamo visitare ancora oggi. Invece lo chalet, come vedete, è diventato un po' più piccolino, è una sorta di, per l'orchestrina, credo che sia così, per prendere l'aria fresca, mentre invece era più grande in passato, c'era una passerella, e poi lì chi venivano? Passavano barcaioli, passavano cacciatori, pescatori, e poi anche lui si vedeva con gli uomini a giocare lì, e lei serviva ai tavoli. Era nota per un carattere vivace, un po' sfrontata, forse con un linguaggio appropriato al luogo dove serviva ai tavoli,
e poi sapeva andare in barca, andare a caccia, lei sapeva andare a caccia perché questi andavano a caccia, Pulcini era un appassionato di caccia, ma gli amici lo prendevano in giro perché la mira non era proprio infallibile, era così insomma, era ogni tanto beccava, quindi lo vedremo fra poco che va a caccia, quindi a qualcuno dispiacerà anche a me, però la caccia era lui. Pulcini sta in un salon, come vedete c'è affinità, e si comporta in maniera così spregiudicata, aggressiva, così eccetera eccetera, poi dopo un'opera ci parla diversamente. Questo è un saloon, però non è quello di Minnie, non è quello di Giulia, è uno che ho trovato per dirvi semplicemente che quando venne rappresentata l'opera in America, Puccini volle farsi costruire l'interno perfettamente uguale a quello di Torre del Lago, uguale, e quindi ci fa pensare che Minnie fosse proprio Giulia, però niente è mai emerso su questo fronte. E Musetta nella Bohème potrebbe essere una ragazza appunto un po' spregiudicata, forse più civettuola della stessa Giulia, quella era un po' più maschietta, diciamo, quindi abbiamo qualcosa che ce la fa rassomigliare. Allora, vediamo un istante come, ecco, una rara immagine dove c'è Puccini che parla con Giulia Manfredi. E qui troviamo un'altra ragazza che è la cugina di Giulia Manfredi. Ecco, io su questa ragazza vorrei soffermarmi un po', perché è questo Puccini ebbe un incidente d'auto, ecco, appassionato di auto, solo lui aveva l'auto a Torre del Lago, l'automobile, assieme al marchese Ginori Lisci, che era il proprietario del parco del lago, e si fece la macchina e se la fece anche lui, con l'automobile, i primi automobili appassionati, tutti e due, e poi gli diede pure il permesso di cacciare senza limiti nel lago, il marchese, e si vedevano spesso. La Bohème è stata dedicata al marchese Ginori Lisci. Questo si capovolge con la macchina e riporta la frattura di una gamba. Questa gamba, per rimarginarsi, ci mette un anno, perché gli trovano anche il diabete. Quindi a quel momento lui assunse una ragazza giovane che era rimasta orfana di padre, e si chiamava Doria Manfredi, era la cugina di quella Giulia con la quale, diciamo, più tardi nascerà quella storia, non è ancora lì, diciamo, è ragazzina ancora, quindi conosce questa qui che arriva a casa sua, anche questa, per aiutare Elvira, qui sta con le sorelle vicine, questa foto, che vennero ad aiutarlo. Lavora, molto devota, molto semplice e anche rispettosa. Diventò il tesoro della famiglia, dice un biografo. Lui la adorava come figlia, proprio la consideravano molto, era brava, riusciva a fare tutto e restava la sera tardi a stirare quando Elvira andava a dormire. Lui restava a scrivere perché lui scriveva di notte, componeva di notte al pianoforte. Poi se ne andava, passava nell'orto, apriva un certo cancelletto e andava via. E quindi a un certo momento passarono alcuni anni, una volta tornando da Milano con il Calesse, Puccini telegrafa a Doria e le dice di andare ad aprire le porte e le finestre. E lei ci va. Lei ci va e dentro trova la figliastra Fosca di Puccini, sarebbe la figlia della moglie che ormai era grande, è sposata pure lei, e sta con il librettista Guelfo Ciminini in posa imbarazzante sopra il divano. E quindi dopo che l'ha scoperti, lei è fuggita via. E loro si sono così irrigiditi e innervositi che hanno subito messo in giro la voce che lei era una che si concedeva, e piano piano hanno cercato di creare questa chiacchiera, e a niente è servito. Però questa chiacchiera coinvolgeva Puccini in persona. Quindi non hanno tenuto conto, nessuno dei due, nemmeno Ciminini, che è uno scrittore, era un giornalista, poi uno scrittore, ha fatto il libretto della Fanciulla dell'Oeste, credo che abbia fatto quello, adesso ricordo bene, però avrebbero potuto essere più rispettosi. Invece per la paura di venire scoperti, perché avevano entrambi matrimonio, allora
cominciarono a mettere questa voce, figuriamoci Elvira, che ci aveva il tarlo nell'orecchio da molto tempo, cioè ci è caduta subito e anzi è stata aizzata e questa Elvira se la prende subito con questa ragazza in maniera violenta, proprio eccessiva. E lui fa di tutto per dichiarare l'innocenza della ragazza, scrive lettere. E la madre della ragazza va a parlare con lui, dice, ah, me lo devi dire, se è così, ma lui giura che assolutamente non viene creduto più di tanto. Perché? Perché c'aveva il nome, se l'era fatto purtroppo. E siccome tendeva a... Un biografo dice, non è escluso che questa storiella così potesse essere, insomma, qualcosa che magari nel tempo si sarebbe realizzata, perché la ragazza era così devota a lui che si era affezionata come un padre. Quindi gli rivolgeva delle attenzioni, lui la adorava in un certo senso, proprio in modo casto, senz'altro, pensiamolo così, però siccome sembrava arrossire troppo, forse la moglie si era irrigidita di fronte a questa timidezza che questa ragazza aveva nei confronti di lui, e però purtroppo niente era accaduto, quindi non si poteva accusare. Ma andando avanti nel tempo ci furono, tra quelli che avevano inventato, quelli che avevano pensato, quelli che forse avevano intuito, avevano visto una ragazza che usciva di sera dal cancelletto. Ma sì, dice, lei che va a stirare. Però poi con la barca se ne sono andati, l'abbiamo visti. Allora Elvira ha detto, ormai abbiamo la prova, sono stati visti, che si sono allontanati verso il casello, quello dove riponevano i fucili là e tutte le cose. E lui là ci andava anche con altre, insomma ci andavano anche gli altri in quel posto, quindi era famoso. Allora a sto punto la povera Doria si è trovata silurata in tutte le direzioni e lui si assentò perché non ne poteva più dalla moglie di lui. La ragazza in balia della moglie che per la strada la aggrediva e le diceva di tutto, la faceva vergognare e poi un giorno arrivava addirittura a picchiarla e poi gli ha detto io ti annego nel lago. Questa qui a un certo momento non ha retto, ha preso delle pastiglie di corrosivo che si vendevano per i tubi e le ha ingoiate, distruggendosi interiormente gli organi interni. E con 5 giorni di agonia, ha sofferto i dolori più atroci, ovviamente c'è da immaginarlo, però riuscirono, il sacerdote venne a confessarla e lei ammise di provare qualcosa, però dice peccato innamorarsi, quello disse no, assolutamente è normale, quindi non ti preoccupare, e sei pentita, questa cosa è riferita proprio dai biografi, e sì sono pentita, e allora l'ha assolta, e questo è il significato che poi le ha celebrato il funerale in chiesa. Ecco Doria Manfredi. Io la paragonerò a più di una persona, perché ci sono vari indizi. Dunque, non mi ricordo qual è l'immagine dopo. Comunque, adesso Doria avrà il funerale con i fiori della famiglia Puccini, ricoperta da tutte le parti di questi fiori, e avrà anche una tomba. Fatto questo, la madre denuncia Elvira per istigazione e suicidio. E vanno in tribunale. Purtroppo la sentenza era 5 anni di carcere e Puccini riesce attraverso amici, in particolare l'amministratore del Ginori Lisci, lì insomma attraverso questi che avevano influenza, a convincere la famiglia a ritirare la denuncia per non rovinare anche la sua immagine, perché a livello mondiale ormai era famoso. Questo sarebbe stato uno scandalo senza precedenti, una cosa terribile. E quindi convincono e pagano molto, una cifra enorme, che le consentirà alla madre di vivere, di mantenere la famiglia per tutta la vita, e nello stesso tempo compreranno una nuova casa e poi compreranno anche una bella tomba con la statua che ancora c'è a Torre dell'Anno. Quindi qui abbiamo questo. Lui cade in una depressione terribile, scrive sempre alla Sibilla, quella inglese che lo sa consolare, che gli sa dire le parole giuste, e poi scrive anche a questo Bettolacci, che sarebbe proprio l'amministratore di Ginori Lisci, a cui dà carta bianca per amministrare anche del denaro, da mediare, parlare, era un po'
così una sorta di avvocato. E allora nella lettera esprime tutto il suo dolore, vorrei leggere solo alcuni tratti, non è che... dove dice che lui sta sfiorando la pistola, cioè glielo dice chiaro, vorrei morire in questo momento, proprio tutto è finito, ho scritto male, è tutto sconnesso, è il mio cervello che lavora male, sono così affranto e distrutto e penso che mai più mi riavrò. Puccini è finito, questo lo sento, ma non me ne accorgo. Dio voglia che la fine venga a quietarmi, ad annientarmi. Vorrei essere accanto a lei, lì nel piccolo cimitero a riposare. Sento in questo pensiero un'impressione di calma e di felicità. La triste vicenda e la fine orribile di questa creatura me l'hanno resa tanto cara da desiderare come conforto la mia fine. Dio voglia che avvenga. Poi parla, sempre nella stessa lettera, per ritrovarla. Oh, se avessi questa fede. Ti giuro che non penserei un momento a farlo. Che cosa? Un gesto finale. Allora, lui vorrebbe avere una fede, alla quale si sta aggrappando. Non era un uomo di fede, non lo sappiamo. Lui è uscito da una famiglia religiosa, religiosissima, forse troppo, l'avranno messo un po' troppo alle strette, per cui si è ribellato e l'abbiamo visto che è ribelle. Però adesso vorrebbe averla una fede, vorrebbe avere la sicurezza che c'è questo mondo dall'altra parte, perché non esiterebbe un istante ad andarci per accompagnarla, per essere lì con lei. Quindi attenzione a questa idea, perché questa idea si trasformerà in musica e quindi troveremo una suora angelica che si avvelena, prende un veleno, beve una pozione, proprio come ha fatto Doria. Noi abbiamo fatto l'opera Suora Angelica per Giulio Fonti con Ambra, veramente è stata un'esperienza meravigliosa e io che non la conoscevo per niente ho dovuto studiarmela prima e ho pianto un sacco arrivato a quel finale e poi sono andata poco tempo fa, dopo che abbiamo avuto l'esperienza dell'opera giù, a Padova, ho visto con un pianoforte soltanto delle brave ragazze che cantavano e lì quel finale. Da morire, proprio tutto il pubblico, chiamano pure le pietre, ve l'assicuro. E quindi abbiamo questa ragazza che è in convento, al convento perché deve espiare una colpa. Che colpa? Le hanno portato via un bambino, è il suo segreto, ovviamente le sorelle, le consorelle non lo sanno. È un segreto piuttosto pesante, lei non fa che pensare a questo bambino che è stato tolto. E un giorno arriva la zia principessa famosa, che abbiamo già citato prima, e le dice che il bambino non c'è più, è morto all'età di 5 anni per una malattia. E lei si dispera, appunto tale, e mentre delira, è talmente disperata, che dice io voglio rivederti, ti rivedrò solo in paradiso. Sono sicura, lei credeva, lei ce l'aveva la fede, sapeva che c'era il paradiso, quindi... voglio venire in paradiso. A furia di dire questo, decide di andarci subito, avvelenandosi. Ecco, nel momento dell'agonia, che non dura 5 giorni come per la povera Doria, ma dura un po' di meno, questi passaggi traumatici, taglienti su e giù, che ti trafiggono, lei si rende conto che ha commesso un gesto che si chiama peccato mortale, il suicidio, di farle la grazia. La prega a lungo, fammi la grazia, Madonna fammi la grazia, e poi muore, cade per terra, tutta l'oscurità la avvolge. Siccome siamo abituati ad altri suicidi, si butta da Castel Sant'Angelo, Tosca, quell'altra si trafigge, lì Madama Butterfly si trafigge, poi li vediamo cadere, Mimì tra le grida e lo strazio degli ottoni muore. Poi si chiude il sipario e uno si aspetta che si chiuda sto sipario quando Suora Angelica cade morta. Invece si sente un coro angelico meraviglioso e si vede una luce. E poi arriva questo angioletto sulla scena che ci fa morire. Ecco, allora, c'è affinità con Doria? Che ne dite?
abbastanza, perché lei si è pentita e ha avuto il suo funerale, e quindi si spera che sia andata in paradiso come lui sperava di credere. Dice: io se ci fosse, se sapessi che è così, andrei lì, perché dove la vuole mettere? In paradiso. Quindi ci fa pensare che la creazione di Suor Angelica, che avviene nel 2017, mentre lei era morta nel 2017, nel 1917, e lei era morta nel 1909, avviene dopo la creazione di Suor Angelica, ci fa pensare che abbia pensato proprio a Doria trasfigurata in un angelo e collocata nel paradiso. E quindi Suor Angelica, che spia la sua colpa, questa non aveva colpe, e quindi in qualche modo c'è molta affinità. Liu è un'altra eroina che i biografi sono convinti sia proprio Doria. Ecco, qui l'ho trovato scritto in più parti. Liu conserva il segreto del nome del principe. Lei lo conosce perché lo ama, semplicemente perché una volta le ha sorriso. Quindi è un amore platonico che non verrà mai corrisposto, perché lui è un principe e lei è una schiava. Quindi, e decide di darsi la morte per non cadere vittima della principessa e delle minacce e degli abusi. Quindi abbiamo quest'aria bellissima. Qui abbiamo una fotografia di Doria. C'è il fratello Adolfo, che era qua ragazzino. Questa è Elvira, che già ha un aspetto appesantito qui. E poi vediamo un istante se c'è un'altra foto. Questa è Doria, si vede poco comunque. Questa è Giulia, si vede quasi nulla. E questo è Emilio, padrone dello chalet. Sono tutte foto che sono state trovate da poco, non si conoscevano. E l'aria, tu che di gel sei cinta, che appartiene alla Turandot ed è cantata da Liu poco prima di morire, ha un inciso iniziale sul quale sviluppa tutta l'aria, che ha queste note qui: tu che di gel sei cinta, vedi, sono queste qui. E da un'attenta analisi viene fuori che questo frammento si trova alla fine dell'Ave Maria Gregoriana. Allora, si è ispirato al canto sacro il nostro Puccini? Non sono tutti d'accordo su questa faccenda qua, però io sono propensa a crederlo, che questa sia una citazione. L'Ave Maria in questo punto dice mortis nostre, nell'ora della nostra morte. Quindi è convincente come citazione. Cioè lui non lo scrive qua sotto, ma lo pensa, mette altre parole che si rivolgono a quella principessa, però Liu sa già che sta per morire, perché farà quel gesto alla fine. Allora è come se ogni volta che questo inciso ricompare, perché ricompare spesso anche strumentale soltanto, c'è questa sorta di riflessione che l'ascoltatore può fare se sa che si riferisce a questo. È una specie come di preghiera insita nell'aria stessa. Allora, io adesso vorrei che quest'aria venisse un attimino ascoltata.
sempre, ogni melodia di Puccini è questa, insomma, e sarà sempre così, da brividi, da commozione, tutto quello che vogliamo, coinvolgimento, tante emozioni trasmette. E allora, adesso torniamo un momento su queste ruine, che abbiamo un attimo del nome di Calaf, non lo vuole rivelare e si dà la morte. Sor Angelica aveva un segreto che doveva espiare, però ce l'aveva, pare che ci siamo. Doria aveva un segreto, chissà. Oppure è morta solo per la pressione che le hanno fatto. Poteva pure esistere, no? Ahimè, Doria aveva un segreto. E allora oggi andiamo a scoprirlo. E questo apre molto, illumina il discorso, perché questa scoperta è stata fatta nel 2008, quindi è una cosa estremamente vicina a noi, che adesso stanno rendendo la nota. È uscita una pubblicazione, questa qui, Gloria e Tormento, Giacomo Puccini, Gloria e Tormento, la giornalista che ha scritto questo racconto, che è poi una nuova biografia, perché parla anche di tutto quello che sono state le opere, tutto quello che ha fornito, parla con una certa precisione di questa faccenda che non sapevamo, che nessuno sapeva. I biografi, uno aveva, non dico intuito, ma aveva abbastanza elementi per arrivare a qualche conclusione, ma non si è pronunciato. Li ha scritti sulla biografia Schickling, che è l'ultimo, biografia fatta molto bene. Niente, vi ricordate della cugina Giulia? Dopo la morte di Doria è la relazione con questa segretissima, che nessuno ha mai saputo, è iniziata con Puccini. E questa donna era quella che stava al bar, era quella che stava lì al caffè. E lei a un certo momento si assenta da Torre del Lago. Siamo negli anni 20 e se ne va per qualche mese e nessuno sa dov'è. Poi ritorna e riprende a lavorare. Era andata a Pisa, aveva messo al mondo un bambino e l'aveva lasciato lì, a Balia. Allora si faceva questa cosa. E lei non era sposata, non si è mai sposata, e quando questo bambino è stato seguito dalla balia, viene fuori che, diciamo, tutto questo che dico poco avanti sta tutto nella valigia di Giulia, che è stata trovata nel 2008. E lì c'è scritto anche quanto veniva pagato per questo bambino, per tenerlo presso la balia. 1.000 lire al mese, era una bella cifra. Certo, lei non ce l'aveva. Chi potrebbe averla versata? Si può intuire. Quando finisce queste 1.000 lire di essere elargite? Finiscono nel mese in cui Puccini muore. Allora, ecco, c'è, cioè, sicuramente, come mai ha mantenuto questo bambino? La balia la manda a chiamare e le dice che vuole restituire il bambino, perché se era fonte di reddito, bene, se no. E di solito, se si prendevano i bambini nelle famiglie, era anche perché un giorno poi avrebbero lavorato nei campi, avrebbero dato una mano, insomma, c'era questo come prospettiva. Allora Giulia, che ogni tanto andava a vederlo, sto figlio, non lo vuole riprendere perché ha ancora vergogna, e poi non è sposata, è lì in paese, ai piccoli paesi, non so, non la sapevo questa, ma pare che mormorano, non so come mai sta cosa, forse solo a Torre del Lago succede. E niente, lei non riporta il bambino là. E allora la balia, forse affezionata, dice: c'è una mia parente che non ha figli, vorrebbe tanto averne, se glielo vuoi lasciare, va bene. E allora l'hanno cresciuto, una coppia, però ha fatto una vita semplice e forse difficile, perché lui a scuola ci è andato fino a un certo punto, pochissimo, poi ha lavorato e poi è cresciuto, e la madre ogni tanto andava a vederlo, quindi sapeva che aveva una madre da un'altra parte, e ogni tanto andava anche lui a Torre del Lago, ma lui cresceva, andava a trovarla e la gente si voltava a guardarlo e notava qualcosa e lo additava, e lui si sentiva in imbarazzo e diceva: ma che succede, ma perché?
e qualcuno gli ha fatto arrivare alle orecchie che forse poteva essere figlio di Puccini. E allora lui vuole saperla sta cosa, ha addormentato la madre. E la madre ha detto, non mi chiedere questa cosa, altrimenti non ci vediamo più. Piano piano i rapporti si sono diradati e lui la madre non l'ha vista più. Dopo che ha avuto, si è messo in famiglia. E lei è morta negli anni, primi anni 70. E quando è morta l'hanno mandato a chiamare perché prendesse gli affetti personali della madre in quegli anni lì. E lui non l'ha neanche guardata le cose che stavano dentro quella valigia che ha portato a casa. L'ha messa in soffitta e basta, finita lì. L'ha ereditata sua figlia, poi sua nipote, e poi è arrivato qualcuno che chissà come aveva saputo che c'era qualcosa che poteva interessare. Erano anche degli studenti universitari che facevano delle ricerche. Poi un regista dice, mi hanno detto che dentro quella valigia c'è qualcosa che mi può interessare. E c'era una bobina cinematografica, che Puccini si era fatto fare così per visibilità, certo la televisione non c'era, si andava solo al cinema, quindi aveva fatto venire un'equipe che l'aveva ripreso all'interno di Torre del Lago. Questa bobina è uscita fuori nel 2008, quindi vediamo lui adesso, lo vediamo nella sua vita di tutti i giorni, dove si comincia da capo. E Puccini ha scritto per filo e per segno tutto quello che era successo perché si avesse un riepilogo. Perché ha dato tutto a lei? Non possiamo capire come mai ha voluto nascondere la relazione, cioè nessuno sapeva di questa relazione. Quindi adesso noi guardiamo questo Frammenti di vita, che è il filmato che questo regista, Paolo Benvenuti si chiama, ha trovato in questa valigia e poi ha costruito un film suo su quel filmato lì, ispirandosi a quel filmato lì. Il film suo non è uscito nelle sale, io ho avuto modo di parlare anche con lui. Adesso ne hanno fatto alcune proiezioni private e poi volevano mandarle nelle sale, ma la famiglia di Puccini ha impedito e ha detto che non era il caso. Quindi adesso il film è interdetto, però un pezzetto c'è su YouTube, si può vedere. Puccini e la fanciulla si chiama, quindi per avere un'idea di com'era quel film. E questo qui è la bobina che hanno trovato. E vediamo perché l'ha regalata a Giulia e non l'ha voluta più vedere. Questo è l'interno di Torre del Lago, che è ancora oggi così, esattamente uguale. Se siete stati, io sono stata, queste vetrate con quelle cose rotonde di vetro così, c'è ancora. Lì, così, uguale, il tavolo è di buono, adesso lo vedremo qui.
e Giulia. E lui si ferma a parlare con lei. In fondo si vede un'altra ragazza dai capelli che riconosce Vittoria. Sta parlando con Carignani, che era il suo artista, quello che ha ridotto per pianoforte le sue opere. Poi lui fa la lingua e va a casa. Lo scandalo di Doria, ha preferito imboscare ogni cosa e quindi ha dato questa bobina alla ragazza, che l'ha tenuta fino alla fine e poi è stata tramandata fino a noi. E vediamo un istante un po' che succede qua. Il figlio che nacque si chiamò Antonio, pensate, come il figlio che aveva lui, lo chiamò uguale. E allora, quando poi è arrivato questo regista, ha guardato i documenti e ha osservato loro, effettivamente, ecco, Antonio non era più in vita, però era in vita sua moglie, Nara. Recentemente è stato fatto questo libro e per il libro poi la stessa scrittrice, qui Rossella Martina, ha intervistato questa famiglia, la quale ha detto di non volere notorietà assolutamente, però sarebbe il caso che si riconoscesse questo poveretto, insomma, che ha sofferto tutta la vita e niente, è andata così. Questa intervista è comparsa nei giornali, questo giornale qui, il giornale credo locale. Ecco, qui vediamo Nara, seduta a 98 anni, e vediamo la figlia Nadia, che è la nipote di Antonio. È la figlia Nadia, no, è la figlia di Antonio, e questa è la nipote, Nada. Questa, si chiama Giada. Allora, Nara, Nadia e Giada. Giada ha un figlio che si chiama Giacomo. Vabbè, un bel nome si può mettere, no? Combinazioni. La cosa impressionante è che tutti hanno somiglianza. Si può vedere, ecco, questa nipote. È precisa. La figlia. Mio padre Antonio, dice qua, non era un bastardo, era figlio di Giacomo Piccini, l'urlo di Nadia Manfredi. Qui abbiamo alcune foto che adesso vediamo in dettaglio. Questo è Puccini e questa è la figlia di Antonio. I lineamenti ci sono abbastanza, insomma, si vede abbastanza. Poi abbiamo nel centro Giacomo Puccini e di lato Antonio e anche di qua. Parlano abbastanza queste foto, vero? E poi abbiamo il bambino con una foto giovanile di Puccini. Guardate le proporzioni, i lineamenti, il modo di tenere la bocca, sembra tanto somigliante. Ecco, sì, è vero, è impressionante, ecco, questa
Niente è stato riconosciuto, perché il DNA l'hanno chiesto ma non è stato concesso, cioè a livello legale si dà solo ai figli, quindi ai nipoti, ai pronipoti, no. Certo, quando nasce il bambino è il 1923, l'anno prima della morte di Puccini, che pagherà fino al giorno in cui poi basta, se ne va a Bruxelles e la succede l'irreparabile. Niente. Così stanno le cose, la vita è fatta di sofferenze e le sofferenze spesso ispirano cose bellissime come queste opere. Ecco, io direi che qui possiamo anche, vediamo se manca qualcosa che volevo farvi sentire, no, ecco, le stelle luccicano ancora, perché sono queste muse bellissime che lui ha utilizzato per realizzare queste figure femminili nell'opera. E ce ne sono anche molte altre, quindi le stelle brillano ancora. E per quanto riguarda questa esecuzione, ditemi voi se non vi dà i brividi, perché se qualcuno i brividi non li sente me lo dica, io non ci credo tanto. Abbiamo un Mario del Monaco che fa Mario Cavaradossi, pittore, nello studio di Mario Vespasiani, quindi non c'è due senza tre. Quanta dedizione lei ha per queste cose!
questo è il minimo. E poi noi ci diamo appuntamento ai prossimi incontri che tratteranno quattro tematiche diverse, quindi ci sarà un rapporto dedicato all'antropologia, partendo dagli uomini e dalle donne che mantengono fede alle proprie visioni. Poi passeremo alla neuropsichiatria infantile e parleremo di come i bambini e gli adulti sono vittime e subiscono tutta questa tecnologia. Poi ci sarà un incontro dedicato alla storia e alla tradizione con Bruno Generoni, che è anche presente, e parleremo di un crocifisso miracoloso che si trova a Pierri Parranzone, ma che, di cui la storia è conosciuta a pochi. Poi ci sarà un altro incontro con una sciamana che ha vissuto sulle Ande, che parlerà del femminile, partendo da Iside fino ad arrivare a Maria Maddalena, che è la nostra padrona. Quindi, come vedete, tutta la nostra storia torna sempre in gioco, però quello che a noi interessa è rielaborarla per capire la nostra epoca. Quindi vi ringrazio ancora della presenza e ci vediamo al prossimo appuntamento, che vi informerò via messaggio. Ho una curiosità su Puccini, che pensavo di sentirla stasera, ma la potrei liquidare in due minuti. Allora, la prima opera lirica di Puccini sono Le Villi. Sì. E del 1883. Con Amilcare Ponchielli, ma abbiamo anche precisato prima che la maestra Franca Cellini, che ora non è più tra noi purtroppo, ci disse che Enrico Boccabianca aveva studiato con Puccini da Ponchielli. Capito? Era il nostro amico Puccini tutta la vita. E poi con la professoressa Neroni l'anno scorso abbiamo tirato fuori proprio Boccabianca. Allora, quindi ci ricolleghiamo. Sì, verissimo. Quindi da Ponchielli a Milano c'erano Puccini e Enrico Boccabianca. Certo. Nel 1883 Ponchielli consiglia a Puccini di partecipare, ecco dove voglio arrivare, sì, sì, al concorso della Casa Sonzogno, perché i due grandi editori italiani erano Sonzogno e Ricordi, tutta la famiglia Ricordi. Allora gli dice Ponchielli: guarda, devi assolutamente partecipare al concorso della Casa Sonzogno. Faccio un passo avanti, che è quello che poi vinse con la cavalleria rusticana, no? Sì. Mascagni nel 95. Sì. Qui stiamo parlando dell'83. Allora, poi lei ci ha detto che si sono divisi anche la camera insieme, sì, a un certo, sì, punto, quando hanno... Allora, con Puccini e Mascagni. Allora, devi partecipare al concorso della Casa Sonzogno. Lui partecipa e il presidente della giuria era Ponchielli. Quindi queste cose oggi non si farebbero, perché se te sei l'allievo non puoi avere il maestro come presidente di commissione. Ma il colpo di scena, che voi non immaginate, perché adesso voi pensate che lui vince, no? Perché a questo punto vince, perché c'ha il presidente e l'insegnante suo. Non arriva neanche tra i primi cinque. Sì, sì. Perché dentro i cinque Sonzogno avrebbe potuto legarli contrattualmente. Allora, questo partecipa convinto di vincere, perché ci aveva tutti i numeri, perché poi si vedrà che Le Villi, quando hanno fatto la prima al Dal Verme, al Teatro Dal Verme, è stato un successo immediato, sconvolgente. Sì, sì, vi consiglio, per non farvela lunga, andatevi a vedere Le Villi, leggetevi quelle voci su Wikipedia, ce l'ho, sì, io, sì, qui, ma ora me la ricordo, ve la dico così. Allora, non arriva tra i primi cinque. La commissione era fatta da Ponchielli presidente, quegli altri quattro erano della Casa Ricordi. Quindi avevano tramato tra di loro, avevano detto: questo lo facciamo perdere, cioè, o meglio,
lo teniamo sotto, lo facciamo fuori e lo ripeschiamo con la casa ricordo, che è molto più importante. E questo è successo. Quindi le villi poi sono state acquistate e prodotte dalla Casa Ricordi, e per legarvi il discorso della Casa Sonzogno abbiamo detto che la Casa Sonzogno ci ha partecipato, lui con le villi, ci ha partecipato nel 95 Mascagni e poi ci ha partecipato anche il mio bisnonno con Emilio Cellini con Vendetta Sarda. Quindi queste sono state le tre opere vincitrici, cioè, o meglio, quella di Puccini doveva essere vincitrice, è stata scartata per quelle ragioni, e poi hanno vinto la Cavalleria nel 93, mi sembra, e quella di mio nonno nel 95. Ecco. Quindi questo volevo raccontare, come anche Puccini si rientra nella nostra storia. Grazie. Sì, quindi...